fortissimo. Abbia, io Nicchi approfitto, perché tu sei un esperto politico. No. Ci sono le elezioni in Umbria. E noi che c'entriamo? Te mi hai detto se perde. Sì, perde la sinistra laggiù, purtroppo. Ma sei sicuro? Si è messa male, mi sembra. Però spero tanto che il popolo umbro non dia retta solo agli scandali, facciano, come dire, pulizia, cambiano classe dirigente e non facciano vincere Salvini, che è la peggiore delle disgrazie possibili. Ma lo sai, ora c'è un problema, che siccome... Mio chi c'è? Fermo. Che, no, no, lo fermare per l'amor di... Iliani, lui è l'esperto di politica. No. Siccome... Luciano, per piacere. Luciano. Dopo vengo, via. Fa il bravo. Posso fare come quello della Rai? No, sì. Vieni qua. No, stai, Luciano è il mio vero. Allora, senti, c'ho la mia moglie che siccome vota Verini, che sono amici d'infanzia. Bravo. È brava, ma se te dici che perde, dopo lo vota più. No, no, lo voti. Che già, il voto, a differenza di altri, che pensano che bisogna solamente votare per chi vince, il voto deve rappresentare la propria coscienza, la propria idealità, il proprio modello di società. Quindi poi si può perdere o vincere, però le idee devono rimanere. Quindi Lilli, puoi votare Verini? Assolutamente sì. Perché però digli di non votare 5 Stelle, perché me sono contro la caccia, io vado a caccia. Quindi Verini mi sta bene. Ma mica un voto congiunto. No, ma lei l'altra volta ha dati a tutte e due. Ah no, si vota Erbono. Questa volta solo Verini. Le mette 1-2X lei, non va bene. Posso fare una cosa? Mi voglio candidare a sindaco. Voglio dire in anteprima. Era allora. Sì, perché ho visto che... Lì c'è anche la città nella quale ti vuoi candidare. Eccoci, ora anche te mi fai delle domande che uno ci deve studiare. Ma qui a Arezzo? Allora ho deciso. No, perché dei stupidi, Arezzo. Dei sindaci stupidi ce ne state anche troppi. E allora posso vincere. Quello quasi sicuramente. Voglio candidarmi a sindaco, sì. La prima cosa che faccio, sì, qui a Arezzo, sì, rifaccio tutto. Quello che ho fatto, cioè, io non mi penso del passato. In Briani, Arezzo avrà un domani. Bravo. Imbriani. Arezzo avrà un domani e con me è un ci sta in poltrona, perché io le tolgo tutti in piedi. Imbriani, Arezzo avrà un domani. Luciano lo metterà nell'anno. No. Questa è la seconda fase. Arrivederci. Arrivederci, bisogna dire a te. Scusa, ci vediamo su in municipio.